fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, attenzione, molta attenzione a quel che fate e a come pensate e quindi dopo agite. Veramente molto attenzione. Fiorentina 1, Juventus 1, il giorno dopo, a mente fredda e lucida, andiamo ad analizzare tutto quello che accade. Il campo, le curiosità dal punto di vista tecnologico e quelle ambientali. Partiamo da quelle ambientali. Allora, il giorno che finiremo di presentare le partite di calcio con la descrizione della città italiana meravigliosa, la città d'arte, la città di cultura, la culla della civiltà, forse sarà il giorno in cui gli incivili inizieranno ad agire invece da civili e da educati, cosa che non avviene praticamente mai in ogni piazza dove si va a disputare una partita. Fiorentina Juventus sono anni, anni e anni che tutti gli anni o è il 39, o è lo striscione, o è il coro becero, o è questa volta il tifoso che esce di casa e invece che mettere la maglia della sua squadra del cuore per andare a sostenerla, pensa di mettere quella del Liverpool. Tra l'altro il giorno 3 settembre in cui la Juventus ricorda la scomparsa di Gaetano Scirea, che quel giorno all'Eisel c'era a giocare quella partita. Ora io ti dico, siccome c'è la famiglia che va allo stadio, ci sono i bambini, ma cosa vuoi insegnare a tuo figlio mettendoti la maglia del Liverpool e andando a vedere Fiorentina Juventus? Che messaggio gli vuoi mandare? Cioè la parola maleducazione ormai viene superata dalla parola becerume e vergogna. Invece di usare la parola vergogna per i giocatori, gli allenatori delle vostre partite, iniziate un po' a usarla su voi stessi, che forse miglioriamo un po' tutti. Vale per Fiorentina Juventus e vale per tutte le altre partite in cui c'è qualcuno, padre di famiglia, che pensa di fare delle cose che rimarranno nella testa dei suoi figli, non educandoli. Altro che bel paese, siamo rimasti indietro. Allora, un piccolo consiglio. La prossima volta che esci di casa, no? Prima di andare a una partita, uno c'ha mille problemi, mille pensieri, la quotidianità, lo so. Prima di andare alla partita, resetta tutto, fatti una doccia gelata, apri l'acqua fredda, bella fredda, così, tac, bel doccione, cervello libero, non lo lasci in soffitta e quando vai sei bello fresco di tifare la tua squadra e di non fare queste cose. Detto del fuoricampo, ritorniamo al campo, anche perché non siamo il baseball, seppur qualche volta alcuni lanci lo potrebbero ricordare. Numeri della Juventus contro la Fiorentina, iscrivetevi al canale, mi raccomando, like al video, commenti e campanella per avere le notifiche. Juventus-Fiorentina, o meglio Fiorentina-Juventus. Allora, cerchiamo di capire con serenità quale può essere o quali possono essere i problemi di questa squadra. Cari amici e care amiche, testa, cuore, gambe, allora, se fosse un problema di gambe, vorrebbe dire che la preparazione estiva con tutte le amichevole fatte non è stata programmata in modo corretto. Ma non credo, perché comunque è vero che ci manca la continuità, però un tempo con la Roma, all'inizio e alla fine contro lo Spezia, 35 minuti con la Fiorentina, vabbè, la Sampdoria lasciamola perdere, in casa con il Sassuolo a parte 10 minuti, la squadra comunque le azioni dal punto di vista fisico e la fine delle partite è stata presente a Firenze, difendendo, se fisicamente non ce la fai più, crolli. E invece comunque la sua bella barricata l'ha tenuta sulla linea Maginot a un certo punto. È vero che Danilo ha finito con qualche problema, che Paredes era fuori con i crampi ma è appena arrivato e non giocava da mo', eccetera eccetera, ma se fosse un problema fisico alla quarta quinta giornata di campionato sarebbe un grosso problema, ma probabilmente non è quello il fatto. E allora ci trasportiamo sugli altri due aspetti, la testa e il cuore, quando per cuore non si intende anima ma si intende cattiveria. A me sembra proprio che questa squadra abbia perso, non abbia più nelle sue caratteristiche dei giocatori la cattiveria degli anni di inizio ciclo. E allora, se hai scelto dei giocatori che non hanno quel tipo di caratteristica, bisogna insegnargliela, bisogna lavorare, bisogna fare, caro Max, mezz'ora in più
ogni volta di seduta per allenarli a quel tipo di presenza intensa sul campo, fino a che non gli entra in testa. Se invece queste caratteristiche magari ce le hanno e non le tirano fuori, e allora a maggior ragione bisogna lavorare molto di più e molto più duramente. La Juventus con la Fiorentina, come sempre le accade, quasi sempre in questo inizio di stagione, neanche 10 minuti, tutto perfetto. Sei fuori casa, ambiente ostile, parti, Paredes che gioca finalmente davanti alla difesa perché abbiamo trovato il regista, recupera palla, la smista, fa uscire la squadra, addirittura va in pressing alto su Amrabat dall'altra parte, la squadra gira, produce, va davanti e segna. Fotografia del gol della Juve. Paredes basso, uscita, Di Maria va al suo posto a centrocampo, tecnica, parte l'azione, cross di Cuadrado, contro cross di Kostic, Milik, gol. Dopodiché c'è la reazione della Fiorentina e questa è inevitabile. Però se arriviamo al minuto numero 28, quando si è arrabbiato lì che ha fatto riferimento al nostro allenatore, e lì ha assolutamente ragione, quando sulla medesima azione McKennie finalmente si libera bene, perché se hai il regista Paredes, Locatelli e McKennie, che eravate titolari come interni, dovete dargli la linea del passaggio, altrimenti è inutile averlo. McKennie entra nella rigore, finalmente si libera detta un passaggio, Di Maria gliela consegna davanti al portiere. McKennie, Weston, tu vuoi fare l'americano o vuoi fare l'italiano? Perché se tu vuoi fare l'americano, quella nazione che sono anni e anni e anni che in maniera spregiudicata e a volte anche un po' arrogantella vuole comandare il mondo, tiri in porta e cerchi di segnare, poi magari sbagli, questo è un altro discorso, ma tiri in porta davanti al portiere, segni. Se invece ti sei un po' italianizzato e togli la responsabilità e la butti in mezzo, non va bene. E questo è un aspetto. Dopodiché l'azione non è finita. Calcio d'angolo sul tiro di Kostic ribattuto. Se non siamo ben posizionati, si aspetta a battere il calcio d'angolo. Ma se non siamo ben posizionati, e torniamo al discorso di prima, dobbiamo lavorare ancora di più sulle posizioni dei calci da fermo. Questa squadra deve lavorare, secondo me, un po' di più, si deve sacrificare un po' di più durante la settimana. Corner, respinto, Di Maria vuoto a centrocampo perché da solo, contropiede, gol, 1-1 della Fiorentina. E boh, mettiamolo lì. Siamo al minuto 28-30. Quindi basta, 1-1, finita la nostra partita? Non può essere finita la nostra partita. E qui subentra l'altro aspetto. La testa. Quando l'allenatore chiede un salto di qualità e un cambio di mentalità, si riferisce a questo. Ora, cari ragazzi, se giocate nella Juventus e la Juventus deve competere per vincere, la mentalità deve essere diversa, perché se ogni volta che subisci il pareggio si finisce di giocare, si subisce e basta, c'è l'aspetto positivo che tu hai subito il dominio della Fiorentina e praticamente gli hai fatto fare alla fine un tiro dal limite dell'area respinto da Perin. E quindi, come ha detto Allegri, mettiamola così, abbiamo allenato la fase difensiva, però così non si va da nessuna parte. Quindi le gambe, l'abbiamo detto, il carattere, la cattiveria sicuramente, però parte tutto da qua. Cioè la testa va immediatamente cambiata, la mentalità deve essere un'altra. E attenzione che non è un problema di adesso, dell'anno scorso, perché anche l'anno prima con altro allenatore, vi ricordate la partita di Champions, come è iniziato il primo tempo gol, come è iniziato il secondo tempo gol, come se non fosse cambiato niente nel frattempo? Allora ragazzi, ci vogliamo mettere in testa che giocare nella Juventus vuol dire aggredire? Allora, giochiamo a capirci. Ma se all'inizio lo faccio, perché non lo devo fare più? Allora, la Fiorentina è un'altra squadra, altri centrocampisti, sono molto più di corsa, i nostri magari sono un po' più tecnici, va bene, ci sta. Ma se l'abbiamo fatto all'inizio, io non dico che lo dobbiamo fare, lo dovete fare per 90 minuti, però una volta che prendi il gol dell'1-1, ricominci, vai a pressare alto, vai a prenderti anche tu l'Amrabat di turno, cerchi di recuperare i palloni. Ma è possibile che finita la gara il centrocampista che ha recuperato più palloni è Paredes, che deve fare il regista? Non va assolutamente bene. Quindi bisogna cambiare subito. Adesso c'è il Paris Saint-Germain, che è 10 volte più forte della Fiorentina. Vogliamo prendere 4 gol come è successo col Chelsea? Direi di no. Quindi si può perdere a Parigi, però vediamo eventualmente, se dovessimo perdere, di cambiare il modo. Chiudiamo, dopo aver parlato dell'ambiente e del campo, con la curiosità tecnologica della partita. Ah no? E i vostri commenti?
La sensazione, quello che avete provato, che immagino dopo Fiorentina Juve, voce, com'è l'atmosfera? Com'è? Al di là dell'hashtag, caro Zuliani, che come lei si può ben immaginare è sempre quello, c'è qualcuno che va un attimo, diciamo, fuori dalle righe segnate. Dai. Domenico B, ma la cosa che più mi ha dato fastidio è stato quando alla fine i giocatori della Juve sono rimasti in campo ad abbracciarsi e salutarsi. Ma correte negli spogliatoi a vergognarsi. No, vergognarsi no. Però ci vuole un po' più di cattiveria, in effetti, dai. Preparazione atletica inesistente, dice Pietro C. Direzione tecnica da terza categoria. Avere la mentalità di giocare per un pareggio a Firenze non è da Juve. Poi? Qualcosa di... Penso che stia leggendo quelli light, perché vedo che... Daniele F. Abbiamo perso l'occasione sbagliata di McKennie per i 2 minuti di VAR-check. Tu... ed Allegri siete dei professionisti allo stesso livello, grande Zu. Lasciami fuori, l'accostano. Mi accostano, Francesco, sulle rive del mare, del caro fiume. Claudio, non ci voglio credere, purtroppo è così, non si spiega come si può far giocare McKennie e Locatelli con Paredes appena arrivato e non partire con Miretti, che è l'unico che sta mantenendo il centrocampo. Mi dispiace, ma la colpa è sempre del manico. No, allora, a un certo punto però è vero che se i due interni non si propongono e non ce la fanno, McKennie e Locatelli di turno, vado anche per gli altri, allora Fagioli e Miretti, insomma, dentro i giovani, dai. Bravo Claudio, dice Maria, sei stato onesto, abbiamo fatto pietà. Io temo che quest'anno sia l'ennesimo anno di transizione. Ma quando finirà la transizione? Speriamo di no. Il mister dice che arriviamo con calma e con pazienza. Allora, tiriamo sempre fuori alla fine il lato positivo, perché altrimenti ci deprimiamo quando pareggiamo subendo un po' l'avversario. Abbiamo più 4 punti rispetto all'anno scorso. Abbiamo subito molti meno gol dal punto di vista difensivo. Ci siamo, il campionato è aperto, secondo me c'è tutto il tempo, la testa della classifica è ancora lì. Noi ci dobbiamo dare però una svegliata, cambio di mentalità e salto di qualità, che dovrebbe fare anche la tecnologia, curiosità della partita, perché quest'anno l'abbiamo detto, aperta e chiusa parentesi, non perdiamo e non pareggiamo, né per colpa dell'arbitro né per colpa del VAR, però annotiamo, così, tanto per rispondere sul VAR al bar. Ora, visto che il VAR ci ha messo quasi 2 minuti mentre si giocava per analizzare tutte le immagini, mi immagino, cioè c'è un cross e c'è il braccio di Paredes, non è che ci sono 70 giocatori vicino, cioè c'è poco da vedere, no? Penso. Ma se ci ha messo così tanto avrà analizzato anche altre cose. Allora, se hai analizzato tutto, caro VAR, come mai non hai analizzato che a inizio azione c'è un fallo di Igor su Cuadrado e poi parte l'azione della Fiorentina? Oppure, contro domanda perché immagino la risposta, se lo hai analizzato, lo hai giudicato non fallo? Benissimo. Come mai nei commenti tecnici delle Moviole non la vedo questa cosa? E soprattutto, come mai invece qualcuno mi scrive che in un'altra situazione in area di rigore, dove Cuadrado difende, spalla contro spalla, c'è scritto che Cuadrado rischia? Cosa rischia? Spalla contro spalla si può. E si rischia, come mai lo stesso Cuadrado quando offende il difensore avversario Igor non rischia spingendolo con le mani? È tutto veramente molto strano, è tutto veramente molto VAR. Iscrivetevi al canale, like al video, i vostri commenti e la campanella. Così, cara voce, speriamo prima o poi che finisca la ricreazione.